Papà! Dimmi, Tarsite, che succede? Guarda gli aerei, come fanno a volare? Oh, volano grazie a degli uomini coraggiosi. Te ne hai guidato uno, vero? Beh, sì, certo. Ne ho guidato uno uguale in una missione molto pericolosa e importante. Quando sarò grande voglio essere un eroe come te. Bene, signori, conoscete tutti i motivi per cui siamo qui riuniti. Dobbiamo compiere un passo decisivo per il nostro futuro e dichiarare guerra. I troiani si prendono gioco di noi. Si sentono al sicuro, sentono di poterci sconfiggere. Dobbiamo fargli capire al più presto quanto si stiano sbagliando. Scusami. Non importa. Tanto per quello che vale. E da quando in qua la medaglia d'oro non vale niente? Non puoi capire. Credi che sia stupida? Solo perché sono una puttana vuol dire che non capisco un cazzo. Dammi qua. Eravamo amici. Che bella presa per il culo. Quella sera stavamo viaggiando su un convoglio militare. Eravamo alla ricerca di un missile 7M5 che un gruppo di ribelli aveva rubato. Preparatevi. Terzite, rimani di guardia. Sì, signore! Agamennone, andiamo! Sì, signore! Tersite, l'esercito ti conferisce questa medaglia al valore. Mi hanno dato una promozione e intanto mi hanno escluso da ogni servizio operativo. Mi hanno fatto diventare un ufficiale di rappresentanza per farmi stare zitto. Onestamente non so neanche perché la tenga ancora. Ma cos'hai da ridere? Voi moralisti, credete sempre di essere nel giusto, di avere il diritto di criticare gli altri. Ma la verità è che chiunque al suo posto sarebbe scappato. E lo sai perché? Perché l'uomo è un essere egoista e vigliacco. Ci importa solo del nostro interesse. Oh no, non è vero. Siamo dei soldati con dei principi, dei valori, dei doveri. E Agamennone doveva essere il primo a sapere cos'è la lealtà e la giustizia. Ma che gran cazzata! Dai, Tersite, svegliati! Ma chi mai avrebbe sprecato la sua vita per questi valori? Mio padre. Sì, tuo padre era un uomo comune come tutti gli altri. E ora che è morto, per quelli come Agamennone vale ancora meno di quanto era vivo. Ma come osi? Che ne sai tu della lealtà, della giustizia? Sei solo una puttana da quattro soldi, che non hai neanche il coraggio di combattere per un minimo di dignità. Perlomeno non sono un'illusa come te. Non me ne frega niente di quello che pensi di me. Sì, dammi pure della puttana, dell'ignorante. Tanto quando uscirò da quella porta, tu non sarai più nulla per me. Solo un cliente. Credo che tu sappia come ci si sente. Un numero trascurabile, senza valore. Vattene! Sì, me ne vado. Ma prima lascia che ti dica una cosa. Non c'è niente di così eroico nelle guerre. Sono ancora più falsi degli uomini che le combattono.
È la gente. Non gliene importa niente di voi soldati, delle vostre gloriose spedizioni. È già tanto se vi dedicano 2 minuti per guardare i vostri funerali alla televisione. La guerra è corrotta dentro, non ha ideali. Non serve neanche un pretesto perché scoppi. È come una puttana. Va con tutti. E anche lì è solo la questione di uomini che comprano la possibilità di dominarne altri. E noi siamo come burattini nelle loro mani. Ci lasciamo persuadere dalle loro parole perché sanno cosa vogliamo sentirci dire. E sanno come renderci innocui. Quanto vuoi? Sono 150. Non sprecare la tua vita ad obbedire agli ordini di qualche idiota. Io dico di schiacciarli. Schiacciarli come formiche. Di far vedere loro chi siamo noi. Chi sono io? È sempre una questione di uomini che comprano la possibilità di dominarne altri. Hai qualcosa da dire, Tersite? Ancora mi chiedo cosa tu ci faccia qui. Si parla sempre dei tuoi interessi, vero? Onestamente sono stupito che tu mi riconosca ancora. Dopotutto porto ancora ben visibili sul volto i segni della tua vigliaccheria. Cosa vuoi allora? Signori! Non ruberò altro tempo a questa assemblea. Composta dai migliori tra gli Achei. Come può un uomo come me, nato e cresciuto nel popolo, dibattere con il prode Achille, il furbo Ulisse e il grande Agamennone? Ma non posso tacere. Non posso dimenticare quello che ho visto nei campi di battaglia. Non posso cancellarmi dalla mente la viltà degli uomini codardi. Sì. La viltà degli uomini codardi, come la tua, Agamennone, che mi è costata il volto, la gamba, ma soprattutto la vita di mio padre. Tutti devono sapere chi è l'uomo che vuole essere seguito in questa guerra. Un vigliacco che è fuggito dinanzi ai nemici, che ha abbandonato i suoi compagni e che adesso, di fronte a voi, vuole convincervi che la sua decisione è giusta, che l'onore merita il suo tributo. L'onore. Ho visto più saggezza e onore negli occhi di una prostituta che nei tuoi. Basta! Questa assemblea non sopporterà oltre. È giusto che tu ti nasconda dietro i tuoi generali. Ognuno di loro è più saggio di te. Signori, cosa volete fare? Vi siete mai chiesti se le vostre azioni siano giuste? Andiamo, Tersite. Davvero pensavi di venire qui da paladino della giustizia? Piagnucolare qualche frase d'effetto e riportare la pace nel mondo. Guarda quest'acqua. Non sa di nulla. In odore, in colore. Prende una forma solo se siamo noi a dargliela. Quando invece scivola via, torna ad essere incomprensibile. La giustizia è come quest'acqua. La possiamo plasmare a nostro piacimento. La possiamo corrompere secondo le nostre esigenze. Perché prende una forma solo se siamo noi a dargliela. È come la giustizia, la realtà è frutto di un artificio umano. Sei bravo a giocare con le parole, Agamennone. Ma tu parli di acqua limpida, mentre la tua è sporca, macchiata del sangue di mio padre e da quello che verseranno molti soldati per i tuoi interessi. Vi lascio il vostro dibattito, il cui esito è ormai prevedibile. È risaputo che ai generali è concesso l'onere di dichiarare guerra, mentre ai soldati è concesso l'onore di morire per esso.